Ci ha portato via tutto. Case, lavoro, ideali. Intere famiglie sono state spazzate via dalla ferocia che l'uomo imprime da sempre a se stesso. Le idee ora sono confuse, ma allo stesso tempo nitide. Molti di noi trovarono rifugio in orfanotrofi improvvisati, bambini strappati dalle violenze della guerra e dall'affetto dei propri cari. Ma c'era sempre qualcuno pronto ad accoglierci. Non dimenticherò mai il suo volto, il suo affetto. L'inferno assalì quella che era la nostra casa. Le urla, le lacrime, il panico. Lei non ce la fece. Ancora una volta, oddio, ancora una volta solitudine. Camminammo a lungo. Ricordo la stanchezza, i miei compagni afflitti, le ferite. Vagammo a piedi nudi, tra le macerie, senza una meta precisa. Intorno a noi, solo distruzione.
fino a quando dissi loro: venite, venite, ho trovato qualcosa. Nei nostri occhi una speranza di vita. Finalmente trovammo qualcuno disposto ad aiutarci. Un uomo sui 50 ci accolse con affetto paterno. Ciao, come ti chiami? Quell'affetto paterno non si rivelò tale. Tieni, bevi. Sei stanco. Dai, alza. Ti do una mano. Ti ringrazio. Hai già tanto da fare. Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto. Porto su di me le cicatrici come se fossero medaglie. So che la libertà ha un prezzo alto, alto quanto quello della schiavitù. Avete finito di giocare? Sì, scusaci. Anche quando quel desiderio di libertà interiore è bagnato dalle lacrime. Sarà ubriaco? Speriamo di no. Ho paura. Anch'io. Abusava di noi in tutti i modi. Con tutti i mezzi. In qualsiasi momento. Provo ancora rimorso per non averlo potuto fermare quel giorno. Venite, venite, ho trovato qualcosa. È stata solo colpa mia. Sono io che li ho condotti da quel mostro. A volte penso che nel tempo tutto si risolve, si aggiusta, si cicatrizza.
indipendentemente da quel che si pensa o si fa. Ma non sempre c'è un rimedio per quello che accade. La libertà è come l'aria, si vive nell'aria. Se l'aria è viziata, si soffre. Se l'aria è insufficiente, si soffoca. Se l'aria manca, si muore. Voi si date un po' prima di pensare che avrei dato volentieri la vita per un amico. Ma sono convinto che non si trattasse di un'esagerazione. E che non solo sarei stato pronto a morire per lui, ma l'avrei fatto quasi volentieri. Matteo! 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 Che ne fa? Lascia il suo corpo inerme disteso sull'erba umida. Da allora l'unico sentimento che provo è la rabbia. Per aver lasciato il mio amico, mio fratello, lì, senza un addio come avrebbe meritato. Ritornai lì con quel coraggio che solo lui avrebbe avuto. La rabbia mi assalì. Amico! Vada, bastardo! Dai, svegliati, dai, svegliati! Forza! Che succede? Sveglia, sveglia, sveglia. La sola cosa che mi sentivo di fare era quello di portare i miei amici lontano da lì, da quella prigione che ci ha portato via per sempre l'infanzia. Da allora non li ho mai più visti. Per molti anni li ho cercati. Non sono più me stesso. Il rimorso mi perseguita. Non chiedo il loro perdono. Ma vorrei almeno sapere se in qualche luogo hanno trovato la libertà che sognavano. Thank you.
Chiudi gli occhi, rilassa la mente e vola. Venite, ho trovato qualcosa. Buongiorno Matteo, come va? Oggi i tuoi quadri sono più belli, sai? Grazie.